Studio 7 TV e Sport Piceno Game presentano l'intervista di Pietro. Ospite della puntata. Siamo con Francesco Paciaroni. Allora, disegnatore, a questo punto io ti pongo una domanda un po' più complessa inizialmente. Se dovessi descrivere, disegnare un personaggio come Francesco, come lo metteresti nel tuo fumetto? Me stesso in un fumetto come lo inserirei? È come un personaggio secondario probabilmente, una comparsa, un personaggio che appare poco e su poche vignette, che ne so, la comparsa al bar, una cosa del genere, non mi metterei mai come protagonista. Quando nasce l'idea di fare fumetti? Fin da piccolo, fin da bambino, da sempre. Probabilmente uno dei primi ricordi che ho è la passione per il disegno e per il fumetto. Con l'uomo ragno, tiravo le ragnatele a chiunque, da piccolo. Abbiamo visto che utilizzi, come in tutto il fumetto italiano, un pochettino il bianco e nero. E quanto ami questo bianco e nero, soprattutto eventualmente introdurre il colore? Allora, amo molto il bianco e nero, come hai visto dalle tavole, e al momento non ho intenzione di introdurre il colore. Ci provo ogni tanto a colorare, ma mi manca un po' la tecnica, dovrei studiare per colorare meglio. Però adoro il bianco e nero e la mia intenzione è continuare con il bianco e nero. Previsci più le schema un po' alla Bonelli con questo tavola a schematico, oppure stile anime dove un pochettino lo schema viene ridotto e si va fuori immagine, fuori schema come Bonelli? Allora, non preferisco né l'uno né l'altro, per me l'importante è che qualsiasi gabbia tu usi il fumetto sia leggibile, perché se chi guarda la pagina non capisce cosa succede vuol dire che hai fatto male il tuo lavoro. Poi la gabbia si sceglie a seconda del prodotto, dell'editore, del target, però l'importante è lo storytelling. Abbiamo visto qui Robert Johnson e a questo punto ci descrivi un pochettino quest'opera che poi la gente andrà a comprare. Speriamo che andrà a comprare. E allora, Robert Johnson fa parte di una collana che si chiama Club 27. E come si spiega dal nome, tratta di tutti i grandi artisti morti a 27 anni, quindi Robert Johnson è stato il primo, poi abbiamo Kurt Cobain, Amy Winehouse, Jimi Hendrix, Jim Morrison e tutti gli altri. È il primo della collana, anche perché in ordine cronologico è stato il primo a morire a 27 anni. E è uscito durante il Covid, ma nonostante questo sembra aver avuto un buon riscontro di pubblico. E l'ultima cosa, un consiglio daresti a un giovane, un ragazzo che vuole intraprendere questo mondo che sembra un pochettino complicato a questo mondo? Sì, per prima cosa, ragazzo, trovati un lavoro che ti dia una sicurezza economica e poi prova a fare fumetti e buona fortuna. Studio 7 TV e Sport Piceno Game hanno presentato l'intervista di Pietro. Ospite della puntata.